Ciao, ciao a tutti amici, ciao, bentornati, 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 bentrovati nel mio canale. ho cambiato non location ma postazione, diciamo, dove giravo i video. Aspettate che accendo la luce, perché dovete sapere che questo è anche il posto dove leggo. Perché molto semplicemente qui ho anche la luce LED, a LED bianca. E riesco a leggere meglio senza l'ausilio del video ingranditore. Quindi la cosa positiva del mio intervento chirurgico di cataratta, ambulanza, almeno è questa una delle cose positive. Sì, perché comunque ce ne sono di cose positive, ma andiamo per gradi. Non sarà un video lunghissimo, però ho preferito comunque farlo con la fotocamera perché mi viene meglio, viene una cosa un po' più carina piuttosto che con il cellulare. Allora, innanzitutto ci stiamo avvicinando ai 300, mi sto avvicinando ai 300 iscritti. Io non so cosa dire, sono non felice, ma di più. È uno sputo in confronto al mare di iscritti che hanno tanti grandi YouTuber, tanti grandi guru. A me non me ne frega niente, cioè io sono contentissima e in pochissimo tempo cioè, sto avendo tanti, tanti iscritti ogni giorno, 3-4 iscritti in più e per me è bellissimo, non pensavo perché poi comunque ripeto, non facendomi spam da nessuna parte, non facendomi pubblicità, pubblicità. per me è una cosa bellissima, infatti sono anche emozionata, sono la voce un po' rotta, un po' emozionata, un po' per tante cose, anche perché da poco ho avuto la notizia che il mio ragazzo mi ha trovato un libro che bramo da un po' di tempo, che non riesco più a trovare perché sembra sold out, che non si trovi. Lui invece me l'ha trovato, me l'ha comprato, quindi sono contentissima forse anche per quello. Qualcuno mi dice, ma per così poco? Sì, cioè, leggere per me non è mai poco, credetemi, per chi ha una disabilità visiva riuscire a leggere, per chi ama leggere come me. È una cosa bellissima, è un traguardo bellissimo. E per me leggere anche in bagno con le luci artificiali e non da un computer, mamma mia, io sono contentissima e mi ritengo fortunata, ecco, per ora, ovviamente, ancora, ma sì, fortunata perché comunque anche se dovessi perdere la vista tra un anno, comunque posso dire che sono arrivata a 40 anni che ho visto e che ho potuto vedere. Vabbè, e niente, quindi cosa dire? Volevo andare per gradi, ringraziarvi quindi per ringraziare i nuovi iscritti, parlare magari un pochino più di me ai nuovi iscritti. Io non lo so il motivo per la quale si sono, per cui sì, per la quale si sono iscritti, cioè il motivo reale non lo so, magari i nuovi. Se vogliono mi lasciano un commento sotto perché non ho idea del motivo per cui vi siete iscritti perché non sono brava, non faccio niente. Poi è un periodo veramente che non sto parlando neanche più di prodotti e ne ho veramente di prodotti di cui parlarvi, ne ho. diciamo, alcuni prodotti che mi hanno un po' delusa, ne avrei da parlare. Credo di riuscirci questa volta, mi è stato anche richiesto a più voci di riportare al canale il video sui prodotti finiti. Vedremo perché è un po' complicato, però vedremo. Io ancora sono con gli occhiali, questi sono gli occhiali da presbite che si trovano in farmacia perché ormai sono diventata presbita a tutti gli effetti. Dato che mi sono operata in tutti e due gli occhi di cataratta, da lontano vedo, da vicino non più. Quindi, ecco, ma io anche da qui alla fotocamera non vedo una cippa lippa già, quindi vado veramente intuito. Infatti, se mi vedete fare così è perché sto cercando di vedermi
dallo specchio se mi riprendo, altrimenti ecco. E niente, oggi ho fatto, sono fresca fresca di visita di controllo, è andato tutto quanto bene, almeno per ora bene, se bene, per una retinopatica si può dire bene, però insomma l'intervento è andato bene. E infatti al mio oculista vorrei dire, la mia domanda era questa: cosa mi aspetterà d'ora in poi? Però non gliel'ho fatta questa domanda, sapete perché? Perché voglio vivere il presente. Io mi scuso anche come sto, perché almeno fino alla prossima settimana, a metà della prossima settimana, non potrò truccarmi, quindi ho solo del fondotinta di Bottega Verde. Poi ho Cipria di Benecos e il blush, che non so neanche se si riesce a vedere, di Nabla. Ok, vi ho detto i marchi, ma sinceramente non mi ricordo neanche quanto, giusto per perdere. E basta, nient'altro, appunto perché oggi avevo la visita e poi perché non posso. Comunque, perché sono arrivata a dirvi questo? La visita. E quindi mi vivo giorno per giorno, perché da oggi in poi è tutto un grazie signore grazie, perché ormai le cataratte le ho fatte. No, però diciamo, speriamo insomma che il vitrio regga e che non arrivi la secondaria all'occhio destro, perché veramente non lo sopporterei. Quindi spero che si fermi qui. Perché purtroppo può succedere che praticamente il liquido che loro iniettano, ok, durante l'intervento di cataratta, in alcuni casi può scendere e opacizzare il cristallino un'altra volta. In quel caso non andrebbe fatto un secondo intervento di cataratta, perché non si può ricambiare il cristallino una volta fatto. È fatto, però si può andare a trattare con il laser, lo YAG laser. Quanto sono tecnica, cose che a voi sicuramente non interesserà, però ci tenevo a fare questo video, anche perché su internet, come già vi dissi in passato, non ci sono video del genere. Quindi ecco, a distanza di una settimana comunque ho fatto appunto la visita. È andata bene, posso ritenermi soddisfatta. Non mi ritengo soddisfatta invece per quanto riguarda lo staff medico, nel senso che l'ospedale dove vado io è un ospedale universitario, parliamone. A 40 anni quasi, essere visitata da ragazzini di 25, no, 25 no, 26, 27, 28 anni, che sembra che loro ne sappiano più di te. Una rabbia oggi, ragazzi, proprio una rabbia pazzesca, cioè veramente. Io la chiamo ragazza, perché dottoressa sarebbe troppo, alta mezzo metro, mi fa: ma non ce la fai proprio a leggere, arrivare fino alla decima riga? Io ero sul mandarla a quel paese o dirle: sta scherzando, oppure lascia stare. Cosa ho fatto io da grande signora quale sono? Ho risposto: in 40 anni della mia vita non sono mai arrivata a leggere fino alla decima riga. Posso leggere adesso che sono stata operata di cataratta, secondo te? Quindi, sì, poi vi racconto questo aneddoto, sempre oggi. Dunque, il cristallino è la parte anteriore dell'occhio. Quindi, se noi togliamo il cristallino, soprattutto in un occhio giovane, questo ovviamente tenderà, in base a come è stato prescritto al cristallino che le è stato impiantato, vedremo se lei capirà, se riuscirà a leggere da lontano e non da vi a vedere da lontano e non da vicino, viceversa. Dico, è una settimana che mi sono operata, dico, è una settimana che mi sono operata,
Io già ho fatto l'occhio sinistro 3 anni fa. Ah, quindi so perfettamente cosa vuol dire togliersi il cristallino. Cioè, ti voglio insegnare a me. Cioè, volete insegnare a me, che ne so più di loro, un altro po'. Posso veramente mettermi al loro posto e misurare il visus? Pazzesco. No, non, no. Infatti, alla fine ho detto, dopo che mi ha visitato, mi ha visto il visus, eccetera, dov'è il dottore che mi ha operato? È alla stanza dopo questa. Benissimo. La saluto. Arrivederci. Grazie mille per avermi visitato. Sono uscita e andata dal mio dottore. Ovviamente lui mi ha rivisitato lui e mi ha confermato quello che mi ha detto l'altra dottoressa, ovviamente. Però io ho voluto essere ancora più sicura facendomi visitare dal mio dottore, ovviamente. Ma è mai capitato a voi, non so, di andare, spero di no. Spero francamente di no. Andare a essere visitati da questi. Io li chiamo poppanti, quindi da questi ragazzi poppanti, poppanti in camice bianco, cioè perché veramente si chiedono chissà chi poi col camice. Ah, io sono un medico, è certo, tu sei un medico, io non sono nessuno, secondo te. Tu a me vieni a insegnare, tu a me, tu a me vieni a insegnare come. Io ragazzi ero piccolissima, avevo 2 anni, 3. Due. E portavo gli occhialini con tutti in plastica, buffissima, peccato non, no, meglio per voi, non ho foto di quando ero piccola, e avevo questi occhialini rotondi, cioè sono nata con gli occhiali, vengono questi a insegnarmi, cioè pazzesca questa cosa. E comunque ecco, tranne questo aneddoto così buffo, simpatico, ironico della giornata, e il resto comunque è andato bene. E niente, io non so neanche se la batteria mi sta abbandonando, boh, non so neanche se sto andando fuori immagine. Comunque no, sta procedendo, ormai la prossima visita ce l'avrò il giorno dopo San Valentino, il 15 di febbraio, perché loro si usa fare una visita il giorno dopo l'intervento, a una settimana di distanza dall'intervento e a un mese dall'intervento. Nel mio caso il mese scocca il 15, perché mi sono operata il 16 gennaio e il 15 febbraio mi faranno un'altra visita di controllo. Da lì sicuramente avranno la certezza, diciamo, il visus assicurato, diciamo che sarò più precisa io con la vista, che si sarà, diciamo, più seriamente, si sarà stabilizzata la vista e mi prescriveranno occhiale adatto per vedere da lontano o da vicino, multifocale. Io per ora uso questi semplicissimi occhiali da vecchia, chiamo occhiali da anziana. Mi manca il laccetto, mi manca il laccettino, e così faccio come quelle che si mettono così, no? Mi ricorda una mia vecchia professoressa di religione che aveva questi occhiali sempre tirati così, ovviamente con l'accetto, con il cordicino, ecco, con la cordicina. Una volta che si metteva questi occhiali sembrava veramente il terrore proprio, incuteva il terrore in classe comunque, vabbè. Anche la professoressa di religione no, metteva terrore. Facciamo prima così. Scusatemi, sono anche un po' stanca della giornata, un po' pesantina. E nulla, questo quindi è l'aggiornamento post-intervento, l'aggiornamento post-cataratta. Nulla, non credo di avere altro da raccontare, altro da dire. Per chi avesse aperto magari il video così, all'improvviso, dice questa chi è, con il titolo così, cioè titolo così, una mia disabilità, si mette a parlare così di qua e di là, avviso che io ho una malattia degenerativa, scusami, de degenerativa della retina, non perché che porterà alla progressiva perdita della vista. Ho quasi 40 anni, mi sembro quella che si che dice il curriculum, comunque. No, dico questo, c'è un motivo per il quale dico questa cosa, perché mi è stato detto, hai fatto l'intervento di cataratta e quindi sei guarita, hai risolto. Magari.
No, in verità è il contrario, perché la cataratta comunque è un occhio che invecchia, è un occhio invecchiato. La cataratta non ho più i miei cristallini. Mi è stato impiantato un cristallino artificiale e sono guarita di che cosa? Di che? No, si va peggio, cioè è un sintomo di peggioramento, è un brutto sintomo di peggioramento, tant'è che io dopo la cataratta col sinistro ho iniziato ad avere problemi anche con il vitreo, anche del vitreo, che sicuramente dovrò operare, spero più tardi possibile perché toccare il vitreo in un occhio già danneggiato già sì, con la retina comunque già danneggiata, non è una passeggiata. Ci ho fatto anche la rima. Quindi, voglio dire, non è una cosa così semplice. Quindi, mettete in moto un po' il cervello prima di scrivere, prima di dire certe cose. Cioè, non è che uno ha fatto la cataratta, ah, ma non sei guarita, muoio. Sì, certo. Anzi. Posso vedere limpido, ma non basta. Cioè, sono tornata a leggere da sola, autonomamente. Sono contentissima, però non sono guarita, cioè non si guarisce. Si vive giorno per giorno, non ci sono cure, non ci sono, secondo me non ci saranno mai. Se, io scusatemi il mio pessimismo su questo argomento, ma è così. No, è così, io la penso così. Io morirò con questa malattia, spero almeno di arrivare in un'età, spero di arrivare a non vedere più tardi possibile, sono sincera, ma io arriverò a non vedere più, quindi io questo sono convintissima, però non voglio pensarci adesso, cioè non, mi voglio vivere giorno per giorno, voglio. Non ci, no, veramente, non, perché io ci sono volte che mi addormento con la paura che mi sveglio e che non vedo più. E non si può vivere così. Delle volte sono sentimenti, sensazioni che a volte mi durano poco, a volte mi durano mesi. E quindi non si dorme, non dormi perché hai paura di chiudere gli occhi, svegli e così non si può andare avanti. Oppure cerco la fessura della persiana. Per vedere, ah ok, anche oggi vedo. Queste sono cose che tanti forse non, cioè, non si rendono conto, sputano sentenze, parlano senza bla bla bla, senza condizioni di causa, cioè senza sapere di quello che stanno parlando. Bisogna aprire veramente un capitolo lunghissimo, enorme su questa cosa. Io ho intenzione di fare più video riguardanti la mia malattia, ma non per far pena, non devo far pena a nessuno. Ma per cercare di sensibilizzare un po' più le persone, perché io vedo anche in giro, quando vado per negozi, quando vado per supermercati con il mio ragazzo, quando la gente, specialmente se indossi degli occhiali diversi, se hai, io ad esempio in questo momento devo andare in giro con due occhiali, uno con il filtro speciale e uno indossato così, sono andata in giro domenica con due occhiali, la gente mi fissava. Io non so, cioè, noi siamo persone normalissime e io da persona normale quale sono? Non devo avere una vita normale, non posso fare le cose come fanno tanti, cioè, mi sembra una cosa veramente assurda, perché magari ecco, ti senti osservato, oppure vai alla cassa, devo far pagare il mio ragazzo perché so che se ci metto un pilino di secondo in più ho quelli dietro che mi cominciano a mettere ansia o a dire cose veramente offensive. L'Italia è un paese, no. L'Italia molte volte è un paese di persone poco educate. È un paese di persone maleducate, non tutte, ma la maggior parte. E mi dispiace, ma è così. La sensibilità non è di tutti, è sensibile, sapete chi è sensibile? Poi qui chiudo. Chi ha passato sulla propria pelle o sulla pelle di un parente, di una persona amica,
una malattia o un qualcosa. Chi ha vissuto una patologia, chi ha, è più sensibile. Mi dispiace, ma è così. Allora si ha più sensibilità, altrimenti si tende un po' ad essere un po' più maleducati. E questa cosa è brutta, non deve succedere nel 2019, credo, queste cose non devono succedere, veramente. Niente, dopo questa grandissima perdita di saggezza sono passata da un argomento all'altro, ma spero comunque di essere stata esaustiva, di aver spiegato a grandi linee un po' quello che ho passato, eccetera. E ritornerò sull'argomento malattie, eccetera, eccetera, perché comunque è un argomento alla quale tengo tanto, io sto peggiorando e quindi ci tengo a parlare di questo, ma tengo anche a parlare di altre cose più frivole, quali possono essere prodotti di skincare, body care, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso vi saluto, vi lascio, mi rimando ai prossimi video sempre qualora vogliate. Grazie, grazie, grazie ancora a tutti quelli che si sono iscritti. Grazie, 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 grazie. Un bacio grande a tutti quanti. Perdonatemi ancora, mamma mia, il mio aspetto orribile, orripilante, ma presto spero di tornare un pochino a truccarmi, a essere un po' più decente. Vi mando un bacio ancora grandissimo, al prossimo video, sempre qualora vogliate, mi rimetto a leggere. Ciao!